regia per la linea. Siamo in compagnia del dottor Domenico Spinazzola. Buongiorno Mimmo. Buongiorno ai telespettatori, buongiorno a te Neri. Ciao caro dirigente. Ciao. Dell'ASL, area prevenzione. Siamo in un momento particolare dell'anno, ci stiamo bombardando con queste notizie relative al cattivo tempo. In effetti, insomma, il freddo comincia a sentirsi davvero. Speriamo di non incappare nel problema della neve, perché quello per noi che non siamo proprio abituati, lo sapete, crea più disagi che altro. Allora, caro Mimmo, io ho detto facciamoci questo spazio occupandoci proprio del freddo, perché quando le temperature si abbassano a determinati livelli è proprio diventa proprio un fatto di prevenzione, diventa proprio un fatto di interesse generale da parte di, diciamo, del pubblico, quindi è lo Stato che interviene attraverso le ASL, attraverso la protezione civile, eccetera, direttamente in causa. Sì, il freddo eccessivo, quello sotto lo zero, rappresenta effettivamente un problema di salute pubblica e come tale bisogna fare prevenzione, bisogna dare indicazioni a tutti i cittadini su come comportarsi. Ovviamente il problema maggiore è per i soggetti a rischio, quindi soggetti a rischio soprattutto per anziani, per bambini, per persone che hanno delle patologie particolari, immunodepressi, per persone anche che assumono degli psicofarmaci e quindi degli antinfiammatori pure. Quindi rappresenta un vero problema soprattutto per questi soggetti. Beh, in realtà diciamo che quando le temperature scendono così, e poi magari arriva anche la neve, come nelle immagini che avete appena visto, specialmente per noi che non siamo assolutamente abituati a muoverci in determinate condizioni, secondo me aumenta un po' certo, per tutti. Certo, no, in effetti poi oltre il discorso della persona, ovviamente poi il rischio, questo tipo di problema del freddo intenso con neve e ghiaccio crea poi problemi particolari su tutta l'economia, su tutto il paese, anche sull'economia stessa, perché immaginiamo si bloccano i trasporti, non arrivano più gli alimenti e quindi il problema ovviamente la messa per il problema quindi della gente che accorre nei supermercati, quindi svaligiando poi i supermercati con tutta una serie di problematiche. E a tal proposito, ebbene, siccome meno male ci sono le previsioni del tempo, quindi già in questo periodo si sa che è un periodo particolare, ci avviciniamo anche al giorno della merla verso fine gennaio, quindi in questo periodo è opportuno che si facciano già a priori delle provviste proprio sugli alimenti di prima necessità. Perché un po' di scorte che non vuoi uscire, non stai bene, non hai voglia o non sei nella condizione di farlo per via del tempo. Certo, ma non solo, laddove poi dovesse capitare effettivamente un blocco dovuto a neve, che anche se da noi è difficile, però il problema si ripercuote un po' su tutto il paese, su tutta la nazione, quindi laddove ci sono blocchi anche nella parte del nord, ovviamente del paese, arrivano poche merci pure da noi e quindi sarebbe opportuno iniziare da ora a farsi delle scorte, in modo che laddove dovesse arrivare questo blocco di trasporto dovuto al ghiaccio, alla neve, non dobbiamo accorrere nei supermercati e farci quasi la terra per accaparrarci degli alimenti di prima necessità. In questi giorni la roba calorica, inteso come per esempio i legumi, pasta, zucchero, farina, cioè questi elementi di prima necessità, latte pure, cioè si prendono questi alimenti e si fa una scorta maggiore in modo da evitare qualsiasi tipo di problema. Abbiamo nominato alcuni tra i soggetti evidentemente più a rischio, quindi oltre che purtroppo come sempre gli anziani e i bambini, le persone che hanno delle patologie croniche, che possono essere croniche, respiratorie, perché in effetti con il freddo poi crea problemi a patologie respiratorie, patologie cronico-degenerative varie, anche quelle cardiovascolari, esatto. E quindi ma altri soggetti importanti sono poi i poveri senza tetto, quindi altre fasce particolari a cui insomma bisognerebbe stare attenti, i servizi sociali in genere dovrebbero
fasce meno ambienti, insomma. Allora io prego, no, dimmi. No, no, dicevo, io comincerei col dare proprio uno sguardo a come in casa si devono vivere queste giornate, prima che ancora parlare da fuori, chi prende l'automobile, chi deve raggiungere a piedi, magari il proprio posto di lavoro, far la spesa, appunto. Vorrei che cominciassimo ad evidenziare in maniera particolare che cosa deve essere fatto quando le temperature esterne basse. Certo, a parte il fatto che diamo già indicazioni che ci sono degli opuscoli informativi che sono stati elaborati da noi come ASL, dal Servizio Tecnico della Prevenzione, che fa capo al Dipartimento di Prevenzione, e quindi già andando sul sito pure della ASL, www.asl.it, nella parte che riguarda l'educazione sanitaria, possiamo trovare anche degli opuscoli che ci ricordano un po' di queste cose. In casa è importante innanzitutto creare un buon microclima, quindi garantire almeno il minimo di 19 gradi centigradi, ovviamente laddove le temperature sono molto basse non avere anche temperature alte. Sì, tenere chiuse ovviamente le parti della casa, le stanze che non utilizziamo normalmente, proprio affinché non ci sia molta dispersione di calore. La cosa importante ovviamente è di non sovraccaricare le stufe specialmente se riguardano stufe a legna o similari, avere un'attenzione particolare. E altra cosa importante è quella di garantire dei minimi di ricambio dell'aria, proprio per far sì che non ci siano intossicazioni di diossido di carbonio, perché l'altro problema fondamentale è proprio quello, invece la dove si utilizza la legna, e quindi i prodotti di combustione sono quelli che poi possono provocare dei danni non da poco, perché l'ossido di carbonio, come abbiamo visto anche in altre puntate che abbiamo fatto, è un gas che provoca addirittura anche la morte, quindi un'attenzione particolare. Ci possono essere dei consigli utili che noi possiamo dare a queste persone per ottenere il massimo risultato spendendo il meno possibile come consumo? Sì, e innanzitutto in casa è bene anche tenere qualche, laddove fa molto freddo, tenere anche un abbigliamento che non sia proprio leggero, cioè non abituarsi che in quei giorni particolari mettere anche un maglioncino, cioè un capo più pesante in modo da non avvertire il freddo, cercare di muoversi anche, quindi facendo anche le normali attività domestiche, perché sappiamo bene che nel movimento automaticamente si produce calore, quindi non avvertiamo questo freddo. Ci vorrebbero ovviamente delle indicazioni specifiche su tutta la struttura, perché è una struttura ovviamente che è abbastanza coibentata, abbastanza isolata, non disperde calore e quindi dovrebbe mantenere. Laddove abbiamo questo tipo di problemi, laddove magari abbiamo degli infissi che non sono efficienti, mettere degli abiti, diciamo, magari che non utilizziamo più, delle vecchie coperte, perfetto, anche a terra, a pavimento, insomma, per evitare che ci sia molta dispersione di calore, per esempio, quindi bisogna più agire su queste cose, e poi accendere, diciamo, ecco, bravo, e spegnere questo, magari anche in orari, accendere per 2-3 ore la mattina, esatto, in orari particolari, quando magari si è più fermi, poi quando si fa più attività fisica, perché ci si muove, magari spegnerlo, per esempio. Quindi queste sono un po' le accortezze che possiamo suggerire. Senti, eventualmente, per esempio, laddove per esempio si utilizza il forno perché si è fatta la cottura di qualche alimento,
una volta che abbiamo finito, è inutile richiudere, mantenerla aperta finché c'è la dispersione massima del calore. La cucina è sempre la stanza più calda della casa. Senti, però molte volte lo lasciamo chiuso e quindi si ingloba, invece aprendolo quella dispersione di calore si diffonde anche in tutta la casa. Sono piccolezze che però possono sicuramente aiutare. Senti, eventualmente il fatto per esempio di utilizzare alcuni elementi piuttosto che altri, per esempio nelle case non modernissime, quindi quelle dove non c'è l'ambiente unico come si deve fare, o la zona giorno e la zona notte, ma ancora il salone, la stanzetta, la cucina, la camera da letto, tenere per esempio chiusi alcuni elementi che ci sono stanze che non vengono utilizzate normalmente, come l'abbiamo detto, può servire? Sì, può servire, cioè per risparmiare, sì, l'abbiamo detto all'inizio, il fatto di tenere chiuse delle stanze, ovviamente quelle stanze potremmo tenere proprio gli elementi dei termosifoni chiusi, cioè la chiave proprio che ti dà la possibilità, girandola, di chiuderla quindi in quel caso, se effettivamente non si utilizzano quelle stanze, chiudendo automaticamente c'è ovviamente tenendo le porte chiuse, perché altrimenti il gelo di quella stanza non risolviamo nulla, insomma, per la circolazione della casa. Sì, però diventa molto importante, perché magari specie quelle case dove c'è una povertà particolare, si utilizza ancora magari vecchi braccieri, è difficile, però ce n'è ancora, ormai con la crisi che stiamo avendo, stiamo ritornando ai vecchi sistemi. Quindi lì dobbiamo avere un'attenzione particolare, perché in quel caso abbiamo un inquinamento dell'ambiente indoor, cioè all'interno, proprio abbastanza elevato, quindi lì dobbiamo stare attenti a fare un lavaggio dell'aria con un ricambio di aria, quindi in quei casi se si può fare a meno è meglio. Ecco, io dicevo, se invece per esempio di utilizzare un braciere quindi con legno e quant'altro, che poi è più o meno lo stesso rischio che si ha con i camini, se non sono solo che i camini c'è la differenza che, perfetto, cioè il camino e le stufe magari con lo sbocco col comignolo che c'è la dispersione già va bene. Il problema è quando hai proprio quel sistema all'interno, perché cioè non c'è nessuna dispersione di prodotti di combustione verso l'esterno. Può essere conveniente, perché ce n'è in giro di tanti tipi e di tanti costi, anziché quello l'utilizzo di una buona stufa a gas con la bombola del gas o una buona stufa elettrica, perché insomma io effettivamente ne ho viste davvero tante, con dei costi accessibilissimi e con la garanzia di consumi non elevato. Sì, sicuramente quello migliore è quello più sicuro, poi se vogliamo, proprio perché poi dobbiamo badare non solo a riscaldarci ma anche alla sicurezza in generale, è proprio quello elettrico, perché sia quello a legna, a carbone oppure a gas, c'è la combustione all'interno della stanza, e quindi ripeto, a meno che non c'è un sistema specifico che ti convoglia il gas, ancora che si scarica all'esterno, del braciere, certo. Sì, ma anche la stessa bombola di gas, diciamo, fa paura. Fa paura se diciamo, io penso sempre, a me dire quello spontaneo, pensare sempre alle persone anziane, quindi sì. È il timore che non si possa commettere qualche errore. Tra l'altro, diciamo che l'impressione per le persone anziane, per chi ha degli handicap, per chi diciamo, ha problemi di mobilità, eccetera, è importante che ci sia un contatto sempre diretto con dei familiari, con degli amici. Sì, contatto diretto dove di tanto in tanto ci si sente per scambiarsi notizie, anche per dare una semplice informazione, ma serve poi di fatto a scambiarsi notizie per dire guarda che va tutto bene, perché in effetti quelle sono le situazioni particolari. Non vediamo magari situazioni tranquille, ma dobbiamo prevedere situazioni particolari di freddo intenso dove in effetti tutti quanti si chiudono nelle proprie case e quindi diventa problematico. Allora Mimmo, noi non abbiamo più tempo per questa mattina, torneremo sicuramente su questo argomento che in realtà è vastissimo, però cercheremo insomma di darvi degli elementi che vi possano poi tornare utili ovviamente. E intanto resta sicuramente un dato stabile il fatto che in casa ci si veste un attimino più
pesanti come si è invece abituati normalmente, e questo già può essere un aiuto. Certo. Può essere un aiuto fondamentale, certo. Poi parleremo anche, mi piacerebbe che tu mi chiedi delle risposte sulle coperte termiche. Va bene, io ti ringrazio. Grazie, rispettatori, soprattutto grazie a te. Ci vediamo lunedì prossimo con voi, invece ci vediamo subito dopo per parlare dei nostri amici e quattro zanne.